Il 27 luglio Arezzo viene colpita da una tremenda alluvione. Il 23 di agosto, nonostante in questo caso l'evento atmosferico sia imparagonabile, alcune zone della città finiscono di nuovo sott'acqua. Io sono 50 anni che abito qui, 50. Ne abbiamo fatte provate di tutti. Oggi un consiglio comunale per raccontare ai cittadini quelle che sono le intenzioni dell'amministrazione comunale per ridurre il rischio idrogeologico. Il problema viene da come piove, viene da un reticolo superficiale in parte inadeguato, che viene adeguato progressivamente, in parte dagli collettori fognari, ma è un tema che io ho ereditato da Fanfani, che Fanfani ha ereditato da Lucherini, che Lucherini ha ereditato da Ricci. E quindi non è un tema che nasce oggi, è un tema che ha una sua storia, nella quale tutti i sindaci, senza dare né meriti né colpe ad alcuno, ha portato avanti nel tempo. Cosa sto facendo io? È quello di predisporre progetti, in alcuni casi opere, che qualcuno dopo di me, dal maggio del prossimo anno, dal giugno del prossimo anno, prenderà in mano. La minoranza in consiglio comunale ha chiesto una specifica commissione di inchiesta e un consiglio comunale aperto. Pensiamo che sia importante che l'amministrazione comunale convochi un consiglio comunale aperto, un luogo simbolo, un luogo che è stato colpito duramente dall'alluvione del 27 luglio. Vorrei ricordare che con i soldi che l'amministrazione comunale spenderà per fare la nuova sede della Polizia Municipale o anche con quello che ha speso per Aro Festival, avremmo potuto fare senz'altro le tre casse di espansioni che ridurrebbero senz'altro il rischio di là di questa città. Quindi se c'è la volontà, le risorse si trovano. Se l'alluvione nell'asse della Val di Chiana, Ricutino o Olmo, era difficilmente contenibile dato l'evento atmosferico eccezionale e difficilmente contenibile anche dal punto di vista strutturale, altra cosa riguarda quello che è avvenuto nella zona di San Marco e quello che è avvenuto nella zona del Bagnoro, dove ci sono degli interventi strutturali che la precedente amministrazione, alcuni, aveva anche già finanziato e che l'attuale amministrazione in 4 anni non ha realizzato. Quindi da una parte andare a individuare quelle che sono le responsabilità, perché è giusto nei confronti dei cittadini colpiti e nei confronti di tutti i cittadini. È già avvenuto a Genova, per esempio, dove una commissione ha individuato le responsabilità e in quel caso, per esempio, condannato la sindaca. Come dovrebbe essere composta e come dovrebbe lavorare? La commissione d'inchiesta è votata dal Consiglio Comunale, composta dai consiglieri comunali, dovrebbe lavorare accertando e avendo accesso a tutti i documenti prodotti in questi tempo, in questo periodo temporale, semmai anche più lungo, se ci sarà necessità, da parte di tutti gli enti, dei progetti che sono stati posti in essere per mitigare gli eventi alluvionali.